Consenta di entrare nel merito di un'osservazione fatta dall'onorevole Verini, perché è abbastanza significativa della regressione culturale cui ci sta condannando, ahimè, questa maggioranza. Nel senso che l'esigenza da parte dei parlamentari di essere informati correttamente su ciò che accade non deve essere demonizzata. Parlare di lottizzazione, come ha fatto la dottoressa Preziosi, o parlare di una volontà di delegittimare la scienza, come ha fatto l'onorevole Verini, richiederebbe che si aprisse un dibattito, diciamo, serio sui rapporti fra scienza e politica. Io mi limito a dire una cosa: al tempo di Galilei la scienza con la S maiuscola era rappresentata da San Roberto Bellarmino, il quale, come dire, prese una grossa cantonata, il che non gli impedì di fare carriera politica, tant'è vero che divenne santo. Peccato che aveva ragione Galilei. Sono sempre esistite delle opinioni diverse, poi naturalmente il tempo è galantuomo, ma la volontà che il PD ha di soffocare il dibattito in Diciamo questo che gli periodo è strumenti che abbiamo qualcosa di adesso a molto disposizione sono un po' preoccupante. diversi Chiusa rispetto a questa quel periodo. parentesi, se posso, no, Prego. prego, prego, l'ascolto molto volentieri. Ho capito che sono qui per ascoltare, quindi l'ascolto volentieri. Che mi No, no, dice, ma è anche dottor qui per Pinacchio? parlare, è sempre un piacere, quindi ci mancherebbe. Allora, proseguo? Prego, prego. Guardi, le faccio un'osservazione costruttiva, visto che è stato chiesto di essere costruttivi. Siccome noi dell'opposizione sappiamo, perché siamo in contatto costante con i territori, con i governatori, che oggettivamente la situazione è seria e che quindi ci potrebbe essere l'esigenza di prendere ulteriori misure restrittive, quello che noi vorremmo chiedere al governo, se ci fosse possibile parlare col governo, è questo: si stabilisca un percorso, si definiscano dei parametri di pericolosità oggettiva della situazione. Non so, la saturazione delle terapie intensive, per esempio, e si dica fin da ora quali sono le misure che il governo intende prendere se si dovesse arrivare a un'incrudescenza della situazione definendo degli step. Perché le chiarisco qual è il problema dal punto di vista dell'economista. Poi, se posso, aggiungo anche una cosa in tema giustizia, mi affido al suo buon cuore. Dal punto di vista dell'economista, consideriamo un imprenditore. Qui abbiamo la situazione di persone che hanno fatto investimenti per mettersi in regola con tutta una serie di protocolli che ovviamente non contesto, sono stati decisi e va bene così. Dopo che hanno fatto degli investimenti, sono stati limitati nella loro attività economica. In questo momento, per esempio, assumere una persona o acquistare un macchinario o adeguare un locale, è qualcosa che non si fa. La classe imprenditoriale è paralizzata da questa incertezza normativa, da questo accavallarsi di DPCM, che fra l'altro, non voglio essere polemico, ma ha anche una dimensione tattica. Per quel che riguarda poi da parte del governo, perché è evidente che il governo sta cercando di scaricare, come ha fatto fin dall'inizio, sugli enti locali il peso politico di prendere delle decisioni necessariamente impopolari. Però, insomma, vabbè, questo ci Bagnai, una sta. battuta sulla Per quel giustizia che perché poi riguarda il devo tema tornare a giustizia, posso Milano. dire una cosa? Prego, Posso dire una cosa? prego. Dopo i tribunali di cui avete parlato e su cui ci sarebbe qualcosa da aggiungere, ci sono le carceri, qualche volta, la maggior parte delle volte giustamente, e in alcuni casi per errore giudiziario. La situazione delle carceri sta diventando ingestibile e di questo non si parla. Il ministro Bonafede è stato uno dei più inerti nell'affrontare i problemi. Le cose di cui parlavate nell'ultimo decreto sono molto lieto, sono cose di buon senso. Per esempio, non costringere, per esempio, gli avvocati a recarsi nei tribunali per trasmettere i documenti. Mi scuso con l'onorevole Verini, ho detto una cosa ingiusta. Non è vero che il governo non ci ascolta. Queste cose che sono state fatte nell'ultimo decreto sulla giustizia sono chieste dalla senatrice Bongiorno, responsabile giustizia della Lega, da mesi e finalmente sono state fatte perché sono cose di buon senso. Bene, ovviamente il governo se ne prende il merito. Quando noi vogliamo dirle, diciamo, in televisione ci parlano sopra. Tutto qui, non è che, però non mi lamento, io, Un diciamo, sono qui per nanosecondo, solo una rappresentare battuta. sull'Europa. Solo una battuta, l'abbiamo Sull'Europa la No, perché situazione è bloccata, ma sta questo noi parlando l'abbiamo sopra detto a Bagnai. marzo, che i soldi non sarebbero arrivati in tempo. Allora, no, Perché per dovrebbe ricordare, ricordare prima le che cose che anche questo succedono decreto dopo. Non è ristori colpa ci nostra, sono capisce, anche novità dottore? per Mi quanto riguarda aspettavo da la Bagnai detenzione domiciliare un e i tweet. provvedimenti di semilibertà e permessi premio, ma devo andare a Milano perché abbiamo i tempi Un strettissimi. tweet, dottoressa, glielo dedico No, subito. no, non a lei, scusi, vorrei farglielo io, però se No, lei mi siamo vuole arrivati mandare un tweet all'autogestione del programma. l'ascolto pure. No, volevo dire che da lei mi aspettavo che mi contestasse che il comitato Ombra poteva assomigliare a delle cose, diciamo, laburiste, cose così. Invece mi ha contestato la questione della lottizzazione. Non è colpa mia se Salvini ha detto che serviva un comitato scientifico Ombra per fare da controcanto al comitato scientifico
ufficiale. Lei l'ha messa sotto la voce del degrado della sinistra. La parola lottizzazione. Accetto volentieri, per carità. Mi aspettavo. Io l'accetto perché quindi lei mi sta dicendo da un leghista che si parli di una sinistra degradata ci sta. Fate una cosa, poi consegnerò i numeri di telefono e vi parlate in privato. Grazie, per carità. Devo andare a Milano da Carmelo Schirinà perché lo vedo con altri ospiti.